Mettetevi comodi, sta per iniziare il consueto appuntamento del mercoledì sera con la rubrica radiofonica Caffè Pedagogici, condotta da Chiara Orsini, insegnante di scuola primaria e operatore yoga per la scuola. Vi auguriamo buon ascolto. Bentornati e benvenuti nel nostro salotto. Riuscire a svolgere al meglio la sua funzione di guida spirituale nei confronti del bambino. Abbiamo detto in precedenza che il bambino è un essere dotato di una innata perfezione ed è compito dell'educatore aiutarlo a farla emergere, ma purtroppo, spesso e volentieri, i bambini ci fanno capire di avere un estremo bisogno di essere ascoltati e anche di essere approcciati in una maniera diversa da quella consueta. Ecco perché oggi avremo modo di riflettere proprio su quale sia la giusta preparazione che un educatore deve avere per poter riconoscere l'innata perfezione insita in ogni bambino. Fintanto che l'educatore non diverrà consapevole dei talenti naturali di cui ogni singolo bambino è dotato, non riuscirà ad aiutarlo a riconoscere in se stesso, far emergere e a coltivare questi talenti, in modo da poter diventare un domani un adulto sano, equilibrato e consapevole delle proprie capacità, ma anche dei propri limiti. Allora possiamo dire che un educatore necessita di una preparazione di tipo spirituale innanzitutto, che gli permetta di essere centrato, calmo, di vivere nel qui e ora, in modo da riuscire veramente a percepire l'energia del bambino. Perché solo coltivando il proprio aspetto spirituale, l'educatore riuscirà a scegliere gli strumenti più adatti ad educare ogni singolo bambino. In secondo luogo, possiamo dire che un educatore necessita di una preparazione di tipo psicologico al fine di riuscire a riconoscere i diversi stili di apprendimento dei vari bambini, proprio perché solo un'attenta osservazione può portare a capire la psicologia di ogni singolo bimbo e di conseguenza facilitare la creazione di una vera e propria connessione tra l'educatore e il bambino. Quindi l'educatore diventerà più intuitivo e dotato anche di una sensibilità progettuale migliore. Infine, ma non ultima per importanza, è necessaria una preparazione di tipo didattico, adeguata e un costante aggiornamento sul piano metodologico, proprio perché solamente in questo modo l'educatore può crescere davvero insieme al bambino e trasmettere al meglio la materia o le materie che insegna. Inoltre possiamo dire che sia di fondamentale importanza che un educatore abbia ben chiaro il proprio sentiero educativo e riesca ad essere un vero e proprio canale di questo suo pensiero, proponendo delle attività pratiche da lui stesso create che rimandino ad un sistema di riferimento ben preciso di cui lui stesso si fa portavoce. Io credo che nel momento in cui si decide di educare un bambino si debba fare una scelta consapevole, quella del non attaccamento, ovvero la capacità di abbracciare un sentiero educativo rimanendo comunque aperti ad accogliere e includere altri spunti pedagogici, nonostante la nostra perseveranza
lungo un cammino per raggiungere appunto la meta che ci siamo prefissati. E uno degli errori più frequenti che viene compiuto in campo educativo, possiamo dire, sia quello di sottovalutare gli interessi del bambino. In realtà, se si conosce bene che cosa un bambino ama, cosa gli procura gioia, e se questo qualcosa è collegato ad una sua qualità spirituale, ad un suo talento, allora perché non provare ad agganciarsi al suo interesse attraverso un'attività che permetta realmente di entrare in contatto con lui, di vedere le cose con i suoi occhi e di sentire con il suo cuore? Se ci fermiamo un istante a riflettere sul vero significato della gioia, beh, non possiamo fare altro che concordare tutti sul fatto che essa si prova quando si ha la possibilità di esprimere un nostro talento. E questo vale sia per noi adulti che per i bambini. Ed ecco perché l'educatore potrà capire meglio su quali livelli del bambino lavorare, di più o di meno, solo dopo una prima fase di osservazione, che sarà quella che gli permetterà di individuare i suoi talenti, le sue qualità, ma anche gli aspetti da rafforzare, al fine appunto di aiutarlo a bilanciare passo dopo passo tutti gli aspetti che lo caratterizzano. L'ideale sarebbe quello di lavorare sui vari aspetti uno alla volta, settimanalmente o comunque periodicamente. E sicuramente avviare questa analisi anche su noi stessi in quanto educatori, in modo appunto da poter accelerare questo processo di evoluzione spirituale che avverrà in entrambi, sia in noi educatori che nei nostri alunni, figli, bambini in generale. Bene, per oggi il nostro caffè pedagogico è giunto al termine, ma prima di concludere vi volevo anticipare che la prossima settimana parleremo di come affrontare una situazione critica a partire da uno dei talenti che ha il bambino. Vi auguro quindi buona serata e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Alla prossima puntata, sempre su Radio Giochi e Colori.